Buonasera Maria, come stai? Buonasera Stefan, ma Felice di vederti. felicissima, felicissima di questo invito, di vederti, anzi approfitto da campana di darti il benvenuto nella mia regione, nella mia amatissima regione. Mi ricordi che quando sono stato nominato, tu mi hai detto, sarò io a te fare conoscere la mia regione e la mia città. Io mi ricordo molto. Sì, mi piacerebbe proprio portarti in giro per la Campania, farti vedere alcuni posti che solo noi campani conosciamo. Sì, è ovvio. No, allora, tu sai, c'è una domanda che per me è una cosa molto strana e anche molto emozionante. Come una donna come te, come un giorno ha capito e ha scoperto la sua voce, ha capito che lei ha qualcosa in più che gli altri e può contare. Come succede questa cosa? Ma io non so se l'ho mai scoperta questa cosa. Io semplicemente avevo un amore per il canto, per la musica. Pensa che da bambina tutti quanti mi dicevano sempre che ero una bambina molto silenziosa, molto introversa, ma l'unica cosa che mi faceva esternare emozioni piuttosto che dialogare proprio era il canto. E da piccolina, nonostante io fossi timidissima, all'asilo cominciavo, cantavo sempre io. Ah sì. Sì. E Quindi infatti. il conto non era legato alla tua timidità, c'era una cosa diversa. No, anzi, era una valvola, come dire, una porticina che mi faceva uscire all'esterno, ecco, di Sì. questo mio mondo. E poi niente, ho continuato con questa mia passione nascosta. E ho cominciato a cantare nel coro della mia parrocchia. E il sacerdote aveva notato diciamo, una vocina interessante, ma ero piccola, ero troppo piccola, avevo 10 anni, pensa. Poi un giorno si doveva sposare mia sorella e lei mi chiese di cantarle l'Ave Maria. Ah, bello. E io sono andata a studiare questa Ave Maria da una pianista, da un organista, e mentre cantavo ho cominciato a far da sola, così per istinto, la vocina andava di testa. Ah, Allora sì. lei si è fermata e mi ha detto: "Ma cos'è questa voce così?" Comunque poi piano piano ho continuato nel mio piccolino, poi a 12 anni c'è stato il mio primo incontro con il San Carlo. Ah, sì? Sì, un incontro folgorante, Stefano, perché ti racconto in breve. Con la scuola siamo andati a visitare, c'era l'uscita culturale, diciamo, ci hanno portati a visitare il San Carlo. E mi ricordo che sono entrata e ho cominciato ad avvertire dei brividi e ho cominciato a piangere. E mi sentivo un'emozione, un fervore, non riuscivo a controllarlo. E l'unico modo per cercare di reagire era queste lacrime, piangevo e dicevo solamente che bello, che bello, che bello. E quella volta lì mi ricordo che la mia insegnante, quella che ci accompagnava, mi disse: "Sai Maria, il teatro o lo si ama così, o se no è una cosa qualunque." E mi ricordo questa visita del teatro e poi abbiamo visto le prove, pensa, all'epoca di una cavalleria rusticana. E mi ricordo quest'orchestra, i cantanti, il coro, e io ero nel mondo dei balocchi proprio, ero completamente assorta da questa bellezza. È bello. E Molto. allora, e dopo che tu hai incontrato questa professoressa fantastica, quello che con chi tu hai lavorato e continua a lavorare, penso anche che Reina, perché Cavallazza. sì, Reina, Kabaevska, perché è una grande signora, no? E allora, ancora oggi, quando tu vai a debuttare un nuovo ruolo, va a lavorare un po' con lei, va l'incontro. Allora, guarda, Che sono tanti anni adesso.
Sì. No, adesso succede una cosa molto bella. Succede una cosa molto spesso, sai, essendo sempre in giro, non è facile andare da lei. Quando lei può e quando io le dico, signora, ho bisogno di lei, succede il contrario. Cioè, lei viene alle prove, sta con me una settimana e mi vede al lavoro in palcoscenico. E questa cosa è meravigliosa perché a me dà sicurezza, mi fa sentire in un certo senso protetta, supportata, no? Però lei è una grandissima, è piena di allievi bravissimi ed è una che si dona ai giovani e ai cantanti in una maniera veramente con un amore sconfinato. E quando lei è con te durante le prove, ti parlo soltanto del tuo canto o ogni tanto ti parlo anche della produzione? Beh sì, certo, certo, anzi non solo, lei siccome sa che può, va dritta dai registi a parlare, anche dai direttori d'orchestra, e io mi diverto e molto spesso la devo frenare perché a volte è molto, come dire, diretta. Allora, noi siamo conosciuti alla Scala, ovviamente, quando tu hai fatto non lo so, era la prima volta, Roberto, per te alla Scala? No. Il mio debutto in assoluto è Scala, c'eri già tu, era stato nel 2011. Ah, sì? Con l'inaugurazione del Don Giovanni, io ero nel secondo cast. Sì. E quella è stata la mia prima opera, e lì c'è stato il mio incontro con il maestro Barenboim, anche. E dopodiché c'è stata la Bohème, poi c'è stato l'Oberto. E dopo l'Oberto. Sì. Allora, la tua fame, diciamo, che come grande soprano, io direi soprattutto conosciuto per la bellezza della tua voce, però ovviamente la tua tecnica per il bel canto, no? Il fraseggio, ovviamente, legato. Allora, la cosa che mi interessa oggi è parlare con te di questo passaggio di Mimi, Rossena, tutte queste ruole di soprano lirico per andare verso un repertorio ovviamente più grande, più pesante, diciamo Tosca, Butterfly. Questo passaggio, come è arrivato, naturalmente o tu hai lavorato su questo perché ti hanno fatto delle proposte? Come questo passaggio è arrivato? Allora, devo dirti una cosa. Allora, io quando ho iniziato giovanissima a studiare, in realtà ho cantato per tanto tempo da mezzo soprano, per tantissimi anni. Poi proprio l'incontro con Raina, con il maestro Bruson, abbiamo capito, siamo andate oltre, abbiamo cercato di, insomma, mi sono rimessa con loro in discussione e ho cambiato repertorio. Chiaramente la mia voce aveva già una identità molto, come dire, concreta, molto reale, quindi in un primo momento ho cercato di rimanere in quello che è insomma, l'idea del soprano lirico puro, ecco. Sì. A volte, anche studiando, nella voce si sente che c'è qualcosa che cambia, c'è qualcosa che passa, io dico, va oltre. Chiaramente tutto quello che ho fatto, tutto lo studio fatto, è uno studio mirato alla tecnica. E secondo me, quando uno ha una tecnica ben solida, ben stabile, può permettersi di scegliere e di rimanere in un repertorio piuttosto che andare avanti. Io sono sempre una molto cauta. Determinate scelte le ho fatte anche sfidando, no? Un po' me stessa, la mia idea del lavoro, dell'evolversi del repertorio. Però mi ha guidata una cosa, cioè la sensazione che io ho quando studio un ruolo. Io parto dalle cose più difficili. Se quelle lì vengono, allora dico, ok, è il momento di studiarlo. È il momento di affrontare, di far maturare, perché io non faccio mai un ruolo
preparato per quella produzione, cerco di farlo sempre prima, poi lo accantono, lo lascio maturare, perché anche se non si canta sempre quel ruolo, succede qualcosa fisiologicamente per cui ti matura dentro un ruolo, sì, sì. E poi si riprende. E poi credo che tutti i ruoli che ho cantato hanno tutti quanti fatto come delle, come una statua che viene scolpita piano piano, no? Tutto è nato così, cioè un ruolo mi ha dato delle cose che mi hanno permesso di affrontarne altre, e quell'altre poi mi hanno fatta crescere e sono riuscita ad arrivare ad altre cose. Quindi è proprio come costruire una casettina, mattoncino su mattoncino. Sì, sì. Ma allora, tu hai ovviamente fatto a Parigi, lo so bene, una Norma fantastica, no? Poi anche Violetta, queste ruole femminile molto importante. C'è un ruolo, due, o un compositore con chi tu ti senti normalmente? C'è sempre, si dice sempre che c'è un giorno un incontro con un personaggio, diciamo, ovviamente c'è il canto, però c'è anche l'identità, il carattere del personaggio. Allora, oggi che non è finito tutta la tua carriera, incontrerà tanti altri personaggi. C'è già un momento della tua carriera passata che c'era veramente un incontro e un'emozione e tu hai sentito all'interno di te che tu eri la Violetta, la Norma, perché Norma c'è tutto nella Norma, no? C'è la madre, c'è la monte, sono tutti dei personaggi, quindi è per una, penso che per una soprano fare questo ruolo è immenso, no? Perché ci dà tante aperture, no? È così difficile, ovviamente. Allora, qual è la risposta? Allora, guarda, io non tante volte mi viene fatta questa domanda e tante volte mi soffermo a pensare. Non so scegliere un personaggio, un autore, perché e questo è il bello del mio lavoro, anche se io canto un'opera tante volte, ogni volta è sempre nuova, c'è sempre qualche cosa che mi lascia la novità, mi dà una novità. Devo dire che, allora, sicuramente una grandissima consacrazione personale per me l'ho avuta proprio in Scala con la Bohème, perché io mi ricordo da ragazzina sono venuta alla Scala a vedere una Bohème ed ero su. In alto. Quello dei Seferelli, allora, posso quella immaginare. Quella di Zeffirelli, certo, sì. Cioè, la meravigliosissima, sì, sì. Bohème di Zeffirelli. E mi ricordo che guardavo questa Bohème dall'alto, dalla soffitta del teatro, dicevo io, e pensavo, quanto sono fortunati questi cantanti a potersi esprimere in questo modo, a utilizzare questo linguaggio. Quando sono tornata io, ed ero io su quel palcoscenico, forse ero la persona più felice del mondo, perché si era realizzato un sogno grandissimo. Non solo ero all'interno della Scala a cantare io in prima persona, ma con quell'opera. Ed è stata... Allora, vedi, Angia, Scala? Sì, sì. Guarda, io... mi ricordo un episodio molto, molto bello legato alla Scala. Da ragazzina volevo entrare all'Accademia della Scala e l'ho tentata per ben due volte, non ci sono mai entrata. E nella disperazione andai a fare anche il concorso per il coro della Scala. E finita la mia prima esecuzione, la mia prima aria, il maestro del coro, che era il maestro Casoni, Catoni. Sì. Sì, esatto, mi disse, senta, lei non deve venire nel coro, deve andare a fare così giovane l'audizione all'Accademia. E io gli dissi, maestro, ci sono stata già ma non mi hanno voluto, mi hanno cacciata. Lei mi disse, si ricordi queste parole, ci rivedremo da quella porta lì un giorno. È bello, sì. E devo dire che è stato... Ma è un gran maestro, è un gran maestro. Un grandissimo, una conoscenza musicale dei... È un grandissimo, Maestro Casoni è una persona, un musicista eccezionale. E quindi la Bohème in Scala per me è stato un momento
E quest'opera, devo dire che è l'opera che io ho più cantato in assoluto, ma ha caratterizzato anche un altro momento della mia vita molto particolare. Mi sono dovuta fermare per una questione personale e quando ho ripreso proprio con quest'opera. Quindi per me la Bohème è consacrazione, rinascita, consolidamento, sono tante cose insieme, ecco. Sì. È stata la prima opera che ho cantato da soprano, quando ho fatto il passaggio da mezzo a soprano, quindi è un'opera che sento moltissimo, sempre, e non smetto, pensa che quest'anno a gennaio ero al Met di nuovo per la mia terza Bohème di Zeffirelli al Met, e la sera della mia prima ero emozionata esattamente, forse anche di più della prima volta. Ah sì. E, qualcosa di meraviglioso. Certo, Norma, io dico solo il titolo fa spavento. Norma. Ah, ma la difficoltà del ruolo, ovviamente. È di una difficoltà, c'è tutto. E poi non solo, quando sembra che sta per finire, sì, c'è una parte finale che a livello emozionale, a livello tecnico, è impressionante. E io dico sempre, non so se Bellini la amava o la odiava Norma. Comunque è un qualcosa veramente di... E c'è stata la mia prima Norma, mi ricordo che non ho dormito la notte perché dicevo, è successo a me? È successo veramente a me? Sì. Allora, quando abbiamo iniziato a parlare adesso, tu hai parlato della tua timidità. E la timidità, la tua riservezza, no? Quando eri più bambina, no? Allora, il fatto di andare sul palcoscenico e di cantare, c'è il canto, però c'è anche l'aspetto teatrale. E tu hai sentito durante tutti questi anni, perché io ti ho conosciuto un po' più di dieci anni fa, quindi... è chiaro che sul palcoscenico, anche se Oberto, Mario Marton ti faceva fare delle cose. Meravigliosa la produzione, bellissima! Sì. Anche per me è un ricordo fantastico, sì. Ma tu hai questa impressione che durante questi anni tu sei più avvicinato al teatro o che tu hai più di libertà, ti sento meglio, ti interessa di più, nel senso che ogni tanto ci sono dei incontri con dei registi che possono avere delle idee un po' particolari, un po' strane, anche belle, anche intelligenti, anche tutto. Come va questo percorso anche da un punto di vista teatrale per te? Ma Stefano, sicuramente io sono cresciuta da questo punto di vista. Devo dire che io sono stata sempre attenta alla parte attoriale, no? dell'essere cantante. Certo, all'inizio la paura del palcoscenico forse ti vincola, ti rende un po' più, tra virgolette, timida nell'esprimerti anche a livello attoriale. Poi man mano, pian piano si calca il palcoscenico e si cerca di lasciarsi un po' anche trasportare da quella che è, la recitazione. Ci sono stati degli incontri nella mia carriera con registi molto, molto, molto importanti che mi hanno dato tanto, devo dire. Sì. Soprattutto mi hanno fatto capire l'importanza dell'abbandono. Fa un nome o due. Tu puoi fare un nome. Per esempio, un grandissimo regista con il quale mi sono trovata benissimo è Laurent Peilly. Per esempio, con il quale abbiamo scavato questo personaggio. Io con lui ho fatto i Puritani a Parigi, sì, proprio. Sì, sì. E chiaramente lui mi disse, Maria, col tuo timbro vocale io devo creare un personaggio diverso, un personaggio che abbia un altro spessore. E quindi abbiamo Cesella e con lui abbiamo fatto un lavoro. Un altro che mi ha dato tantissimo è stato Lavia, per esempio, con il quale ho, diciamo,
ho attraversato una fase forse teatrale dell'opera. Perché lui è un grande regista teatrale, ovviamente. Esatto, e lui è stato proprio lui che mi ha insegnato il coraggio dell'abbandono in palcoscenico. Cioè, sì. Noi partiamo, a volte abbiamo, io sono figlia, tra virgolette, di un teatro statico, no? Quando io andavo a teatro da ragazza, vedevo questi cantanti, questi divi, che entravano in palcoscenico con una loro presenza fisica, postura, ma molto, come dire, concentrata su un corpo fisso per poter anche affrontare determinate difficoltà tecniche con un sostegno del corpo diverso, no? Erano molto statici. Per cui vedevo sempre queste figure così austere, così, che diventavano ancora più grandi poi in palcoscenico. E pensavo per un periodo che in realtà l'arte del teatro, dell'opera, fosse quella, cioè fosse questa maestosità, a volte anche troppo finta, no? Invece poi col tempo ho imparato, anche facendo dei corsi con vari registi, anche con persone che aiutano a migliorare la consapevolezza corporea proprio, no? L'idea del corpo nello spazio, nel palcoscenico, eccetera, eccetera. E invece ho visto che era molto più bello avere il coraggio di piegare un ginocchio, di piegare la testa anche per esprimere col corpo quell'emozione che si sta cantando. E mi è piaciuto, che mi divertivo. Sì. È come se l'arte della musica, della recitazione, si passasse anche attraverso il corpo, quindi il movimento, il modo di stare in palcoscenico. E anche Mario, con Mario abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, perché questo personaggio molto attuale, questo Oberto, questa Leonora di Oberto così, no? Così forse legata a stereotipi, invece con lui diventava una donna moderna, una donna assolutamente attualissima, ma che aveva una, secondo me, ha acquistato forza questo personaggio. Sì, sì, sì. Sì, vuoi affermare la sua personalità, che era veramente... Assolutamente, sì, sì, assolutamente. Questo era molto bello, diciamo, come personaggio, quello che ha fatto con te. Sì, 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 sì. Ed ecco che ti dico, io sono... Adesso sono la prima che si annoia a fare le regie troppo statiche o che non hanno, non si piegano alla musica. Io sento la necessità, attraverso il corpo, la recitazione, di piegarmi alla musica. Non è pensabile adesso staccare le cose, no? È come un quadro che manca di qualche pennellata, no? E non è completo. Ma quello che tu hai detto, per esempio, con Laurent Pelli, il fatto che tu hai più lavorato questo personaggio quando ha fatto Le Puritani, no? A Parigi. Alcuni cantanti dicono anche che per il loro canto, no? Per andare più avanti nella loro tecnica, anche tecnicamente nel canto, alcuni registi li hanno aiutato molto, perché hanno fatto scoprire il loro personaggio, dare questa emozione, e che finalmente all'interno, dentro di te, c'è questa possibilità di esprimersi attraverso il canto, però partendo anche dell'emozione che tu hai. E questo, ogni tanto c'è il regista che può dare questa cosa, e per questo che ogni tanto ci sono un po' di difficoltà tra il direttore d'orchestra e il regista, perché il regista sta cercando di portare il più avanti possibile, no? E può ogni tanto essere un problema per la musica. Sì, sì, io poi penso che una cosa, che se un regista, se il regista intelligente ti dà l'idea, poi il modo di realizzare questa idea è chiaramente una cosa molto soggettiva, perché sei tu e il tuo corpo che dovete produrre quel suono, produrre quella determinata figura, no? Quindi l'input viene dal regista, la realizzazione è chiaramente uno studio che fai su te stesso, ma questo ci permette di leggerci ancora maggiormente, cioè di studiarci. Sì. E quindi chiaramente ci fa crescere. E io non ho mai approcciato ai registi in maniera così, come dire, diffidente. Anzi, ho sempre ascoltato con molta attenzione e curiosità quello che mi veniva proposto.
chiaramente ci sono state delle proposte irrealizzabili, e però con l'intelligenza si parla e si trova un compromesso. Ecco, ma pensi un po' come la penso io, che una cosa importantissima per il regista è anche lavorare sul testo. Assolutamente. Che ogni tanto alcuni cercano musicalmente di lavorare dimenticando un po' il testo, no? E ogni volta che i registi partano dal testo con i cantanti per giustamente cercare la drammaturgia del testo, e io penso che questo è importante, e chi viene del teatro ogni tanto ha più facilità con questa cosa, no? Del teatro, no? Più, sì. Mi sembra che una come Mario Martone, per esempio, di chi abbiamo parlato, lui è interessato molto sul testo, come lui diceva alcuni giorni fa, abbiamo fatto questi incontri come te, e lui diceva: quando ero piccolo mi piaceva raccontare storia al mio fratello, no? Raccontare la storia. E penso che è importante, si può fare le trasposizioni, si può fare tante cose moderne, però deve sempre rimanere il testo, deve sempre rimanere la storia. Che assolutamente. Penso che per te anche è così. Assolutamente. Allora, l'intelligenza di un regista non è creare qualcosa pur di far parlare, è di creare qualcosa di nuovo partendo da due elementi che non si possono cambiare, che sono musica e testo. Il capolavoro è quello, non c'è storia. Non è che faccio un esempio, no? Io guardo la Pietà di Michelangelo e dico: è meravigliosa, è intoccabile quella, è una statua, certo, è un'altra forma di arte, ma io non mi sognerei mai, siccome la scultura è andata avanti e si è evoluta, di fare un qualche cosa di diverso, no? Allora, invece, nella musica, nel teatro c'è la possibilità con l'interpretazione, con la messa in scena. Allora, però va benissimo tutto, fatto con intelligenza, valorizzando il capolavoro che c'è già. Non bisogna stravolgere per creare qualcosa che non è, altrimenti raccontiamo un'altra storia. Raccontiamo altre cose. Invece, con intelligenza e con una regia fatta con intelligenza si può valorizzare questo capolavoro, dal quale non si può prescindere, chiaramente. Sì. Io con Mario abbiamo fatto delle chiacchierate proprio su Loberto, meravigliosissime, anche sul rapporto, mi ricordo queste nostre chiacchierate sul rapporto tra la recitazione attoriale e da teatro e la recitazione del cantante, che per una questione di richieste diverse non può, chiaramente di spazi diversi non può seguire, ma che si può sicuramente integrare in quella che è la musica del testo e creare questa come dire, questo spettacolo, questa idea, no? di maestosità, e si valorizza così, non c'è niente da fare, è questo lo spettacolo, è questo il teatro. Poi chiaramente quello che io ho amato di Mario, per esempio, parlo di lui perché lo stiamo citando, però questa idea di creare sera per sera, partendo da un'idea, lui diceva sempre: Maria, questo, lo spettacolo lo si fa sera per sera, quindi la nostra sfida è di portare avanti questa idea, magari aggiungendo sera per sera qualcosa, e infatti è stato così, perché poi anche tra i personaggi si creava un dialogo diverso a seconda del... meraviglioso, veramente meraviglioso. Ecco perché io dico: non si può non pensare l'opera in teatro, perché l'opera deve vivere nel teatro, l'opera si ossigena in teatro, quindi dobbiamo riportarla lì. Comunque si prospetta una stagione meravigliosa, una programmazione meravigliosa. Io ho saputo che anche il maestro Barenboim verrà a esibirsi nel nostro meraviglioso Teatro San Carlo con l'orchestra di Va. Esattamente. Un momento bellissimo, no? Sì, con questa orchestra dei giovani che sono riuniti
il Divan Orchestra, e Barenboim sarà in luglio 21, e dobbiamo dire grazie alla regione e al presidente De Luca che ha deciso veramente di aiutare questo progetto, che è un progetto di politica culturale, diciamo. E allora posso, permettimi Stefan, permettimi di inviare un saluto grandissimo, un abbraccio virtuale al presidente De Luca, soprattutto in questo momento che, devo dire, ha veramente salvato la Campania. E io gli voglio stringere la mano, un abbraccio grandissimo e spero di rivederlo presto. L'ho visto l'ultima volta in occasione del concerto alla Reggia di Caserta, ma non vedo l'ora di rivederlo e di riabbracciarlo. Buonasera, presidente. Lavoriamo ogni giorno tutti al San Carlo per trovare soluzioni, e poi ogni giorno noi andiamo un po' più avanti, ritroveremo il teatro, sono convinto. Allora, dobbiamo fermarsi perché c'è un momento dopo un tempo. Allora, diciamo che ovviamente con tutto quello che è stato detto, io sono felicissimo per una ragione, che ho riuscito finalmente a mettere insieme quattro personalità per l'apertura del 2021, cioè Michele Mariotti. Diciamolo! Allora, no, perché ogni di voi è molto felice di lavorare con le tre altri, e per questo che voglio anche dire il nome di questo quattro personaggio, che è Michele Mariotti come direttore d'orchestra, ovviamente, e Mario Martone, e che le due protagonisti sei tu, ovviamente, come Desdemona, e Jonas Kaufmann come Otello, che anche lui, è felice, molto felice di lavorare di nuovo con te. Quindi mi fa molto piacere pensare che si parte già con questa amicizia e questo piacere di lavorare insieme e fare questo bello progetto. E devo dire che tutti al San Carlo siamo così felici anche della tua presenza, veramente. No, io sono felicissimissima, anzi errima proprio, di ritornare al San Carlo, di ritornare nel mio amatissimo teatro, perché è il mio teatro, diciamolo, io sono figlia di quella terra. E sono felice di rincontrare tutti, ho tanti amici nell'orchestra, ho tanti amici nel coro, persone che conosco, e poi la città, Napoli. Quando penso a Napoli sorrido. Penso che la prossima volta dobbiamo rifare questi incontri parlando soltanto di Napoli. Sì. Sì. Oggi non posso ancora, però forse fra alcuni mesi vorrei parlare con te di questa città che è così incredibile, diciamolo. Assolutamente. Io penso che Napoli abbia un potere proprio che agisce sull'anima, è una città magica, la gente è meravigliosa, e io non vedo l'ora di tornare. Poi il connubio, teatro, mare, sole, cibo. Siamo fortunati, Stefano. Siamo fortunati, sono d'accordo con te. Sì. Un abbraccio grande. Grazie, Maria. Un abbraccio. Grazie. Ciao, grazie. A presto. A prestissimo. Arrivederci. Ciao.